La spia della riserva in casa della Giorgio Tesi Group si sta lentamente spengendo. Gli ultimi acciaccati stanno infatti rientrando a disposizione di coach Esposito. Preston Knowles è tornato sul parquet, si allena con i compagni. Ariel Filloi si è quasi rimesso dalla fastidiosa infiammazione al ginocchio spuntata dopo la gara contro Varese. È proprio lui, il player argentino, che arriva in sala stampa a raccontare gli umori e le sensazioni del dopo Varese e a parlare del prossimo match, quasi un derby, di domenica prossima contro la Virtus Bologna. La Giorgio Tesi Group arriva da due successi, giunti negli ultimi secondi di partita, prima Torino, poi Varese, finali che hanno garantito punti, classifica e forti emozioni. Finché vanno così con la vittoria nostra, alla fine spero che siano contenti, no, di questi finali. Sicuramente sono partiti emozionanti, no? Anche se magari domenica non abbiamo giocato benissimo, però alla fine siamo riusciti a portare a casa la vittoria, quindi siamo contenti. Senti, giocando non bene, comunque in condizioni fisiche in questo momento un po' precarie, mancano qualche giocatore, però i due punti alla fine si portano a casa, che vuol dire? Nelle squadre quando manca qualcuno si nell'immediato si non sempre, però si riesce a far fronte alle assenze magari dando qualcosa in più quelle che ci sono, no? Però credo che alla lunga ci sia bisogno, no? che ci siano tutti, perché sennò dopo le energie cominciano a mancare. Quella bomba da tre era pensata, programmata comunque per cercare di risolvere un po' il match, oppure come è arrivata? No, penso che si sia data la situazione di gioco, mi è arrivata la palla in angolo e non ci ho pensato, sono cose che non le fai senza pensare, per fortuna è entrata, se no magari qualcuno dopo diceva che era un tiro sbagliato, che non si doveva fare, magari si poteva cercare un'altra soluzione. A Bologna sarete molto probabilmente al completo, come si vince a Bologna? A Bologna si vince facendo quello che facciamo sempre, no? Cercando di fare il nostro gioco, che di velocità, di energia, e poi rimanendo tranquilli sulla partita, anche nei momenti quando vai in difficoltà, che fai magari due o tre errori di fila, non perdere la testa e essere presenti per i 40 minuti. Poi quando le partite arrivano agli ultimi minuti,